Napoli mi sta dando quello che ero venuto a cercare e che non osavo credere che avrei trovato. Mi spiego. Certo, sono venuto qui a cercare qualcosa di preciso. Ho fatto, te, ho attraversato l'oceano, né? Prima di Napoli vivevo a New York, quindi sono stati diversi chilometri, un cambio di mondo. Per cui è ovvio che sono venuto in cerca di qualcosa che sapevo di trovare soltanto qui. Ma la densità, la capacità, la chiarezza, la lucidità con cui sto trovando tutto questo, ecco, non osavo sperarlo. Napoli semplicemente mi sta insegnando quello che volevo, quali sono i limiti del bene e del male dell'uomo e tutto quello che c'è in mezzo. Ma me lo sta consegnando con una precisione. Vedete, il cittadino napoletano, per esempio, è un cittadino incredibilmente colto. In mezzo alla strada tu incontri signori, persone, qualunque, della strada, del popolo. Ti parlano, non so, dell'alluvione del 1569, come se fosse. Ti fanno i gesti, no? Ti dicono, veniva da lì, l'acqua veniva da lì, eccetera. Te l'ambientano nello spazio, è una cosa che è successa più di 500 anni fa. E se la ricordano. Ecco, come dire, su un libro non avrei mai avuto la possibilità di avere qualcuno che mi dice l'acqua veniva da lì, è scesa di qua, si è ferma, che me la raccontasse come se l'avesse vista. Ecco, le cose che sono venuto a cercare a Napoli le sto avendo con questa vividezza, con questa presenza, no? Ripeto, nel migliore dei libri non ti spiegheranno mai come ha funzionato. Un cittadino qualunque, Napoli, ma qualunque, io vi giuro, un giorno ho incontrato veramente, era un gruppo di vecchietti lì, cioè quelli proprio i vecchietti, quelli che, eccetera, eccetera. Quante persone hanno raccontato quella storia? Quella storia di Largo Banchi Nuovi, dove ho realizzato la peste, ecco perché tanti mi hanno raccontato. Ne hanno raccontato in tanti, e tutti di qua, di là, di su, di giù. Tra l'altro tutti sapevano la stessa storia, lo stesso modo. Ognuno la raccontava a modo suo, ma era la verità, era per ognuno la verità. Ed era una verità che sembrava che io fossi arrivato solo 2 giorni dopo, no? È come quando arrivi dopo una grande alluvione, arrivi nella città e qualcuno dice c'è stato questo. Ecco, Napoli è questo, cioè Napoli è un presente sospeso e perpetuo. Per cui è come se tu vivessi l'intera storia dell'umanità che ha passato Napoli, che è più o meno tutto, perché dai greci a oggi, come se fosse appena successa, come se tu fossi arrivato solo un giorno dopo. Cioè, dei greci mi parlano allo stesso modo, dei greci. Cioè, ma qualcuno di voi ha mai parlato della Grecia, della Magna Grecia, con qualcuno che era stato lì il giorno prima, diceva, ah, ma tu sei arrivato dopo, no, ma fino a ieri c'erano i greci. Ecco, Napoli è questo, cioè parlare della storia dell'umanità con qualcuno che l'ha vissuta il giorno prima. È un miracolo pazzesco, non so spiegarlo. E ripeto, questa cosa non avviene col professore che ha passato a qualunque vecchietto in mezzo alla strada, ti parla dei greci, degli aragonesi, degli angioini, te ne parla come se l'avessi, come se. Quindi mia nonna raccontava di Re Umberto, Vittorio Emanuele, di avistica. Questi ti parlano di re di 500 anni prima, come se li avessero visti. Ti racconta con mia nonna parlare di Re Umberto. Così, io sono così felice di aver conosciuto mia nonna, per esempio. Mi ha raccontato che cos'era la Roma degli anni 10, per esempio. La Roma meravigliosa in cui. Ecco, mia nonna andava a lavare i panni nella fontana di Piazza del Popolo. Se io non avessi avuto mia nonna, se fosse morta qualche anno prima, no? Io non avrei conosciuto la mia città che amo così tanto con questa vividezza. A Napoli mi raccontano la stessa cosa, ma di 1000 anni prima, 2000 anni prima. È un miracolo questo posto, cioè dovrebbero, veramente dovrebbero venire da tutto il mondo per parlare con la gente di Napoli. Forse l'unica città italiana in cui in questo momento sinceramente si può vivere, no? E spero che l'Italia torni a essere tutta come Napoli, perché l'Italia lo è stato,
questo meraviglioso paese stuprato, distrutto, incenerito, è stato una volta come Napoli è ancora oggi. Spero che Napoli sia infettiva verso questo paese. Spero che sia Napoli la forza di cambiamento e non il contrario, che questo paese pieghi Napoli a essere uguale a quello che è diventato. Ecco.